Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È tempo di bilanci stagionali e quindi adesso faremo la nostra, la mia, top 10 dei momenti di questi 2 anni di Juventus Women, quindi dalla nascita all'ultima partita che è stata giocata appunto domenica in Coppa Italia. Farò delle scalette, chiaramente partirò dalla decima posizione e arriverò alla prima come tutte le top 10 che si conoscano. Quindi sigla e via dunque alla top 10. Allora, la Juventus Women possiamo dire che ha iniziato col botto la sua storia, iniziando con solo 2 anni, vincendo 2 scudetti, la Coppa Italia, 4 Girls Cup tra primavera e esordienti, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, una Juventus che ha sicuramente avuto un impatto impressionante sul calcio femminile. Dalla top 10 partiamo subito, quindi, con la decima posizione. La decima posizione è per la nascita delle Juventus Women, cioè il momento preciso in cui viene fuori che la Juventus ha acquistato i diritti del Cuneo e quindi parteciperà alla Serie A. In realtà è la nascita della prima squadra della Juventus Women, perché la Juventus Women già esisteva l'anno prima con alcune squadre giovanili, ma questo poi ne parleremo perché c'è anche una posizione per quello. Ma ovviamente la nascita, l'acquisizione del Cuneo e quindi la partecipazione alla Serie A, credo che sia stato una delle cose più importanti, uno dei momenti più importanti dalla nascita, appunto dalla creazione della Juventus Women. Quel giorno lì merita, a mio avviso, la decima posizione, perché da lì poi è nato tutto. Nona posizione, la vittoria della Danone Nations Cup 2017. 2017 non c'era ancora la prima squadra, stagione 2016-2017 la prima squadra non c'era ancora, ma la Juventus Women aveva alzato il suo primo trofeo. Nel 2017 a giugno la Juventus vinceva contro l'Inter in finale la Danone Nations Cup Under 13. È stato il primo trofeo in assoluto delle Juventus Women e per questo nel bilancio della storia delle Juventus Women va messa sicuramente in una top 10, perché è stato il primo trofeo ufficiale vinto dalla Juventus Women, seppur trofeo giovanile, però tant'è che è un trofeo a tutti gli effetti. Ricordiamo che i campionati Under 17 fanno parte della Danone Nations Cup, che fa il campionato nazionale, poi i vincitori del campionato nazionale partecipano alla fase finale mondiale. La finale mondiale poi non andò benissimo perché comunque riuscì al primo turno, ma intanto in Italia vinse il campionato. Posizione numero 8, ho messo Tavagnacco Juve 1-2. Perché ho messo questa partita? Una partita che è una partita di campionato che ha dato 3 punti come tutte le altre, ma che è stata la prima partita dove la Juventus Women ha giocato in uno stadio di Serie A maschile. Lo stadio, appunto, la Dacia Arena. E quindi l'emozione era grande. E la prima è stata, sia per la Juve che per il Tavagnacco. È stata una partita difficile, tostissima, tra l'altro vinta solo nei minuti finali grazie a una rete di Franci, dopo che il Tavagnacco era addirittura passato in vantaggio. La Juve era riuscita a pareggiare con Molansè, poi Franci aveva messo il 2-1, partita dura, ma quello che mi ricorderò di più è stato proprio questo bellissima atmosfera della Dacia Arena, tra l'altro ripetuta quest'anno sempre alla Dacia Arena, solo che quest'anno la partita è stata più comoda, vinta 2-0, però ecco l'atmosfera che la Dacia Arena ha dato per i tifosi del Tavagnacco e i tifosi della Juve sicuramente, sicuramente merita tantissimo. Andiamo avanti, settimo posto, Torino-Juventus. Torino-Juventus 0-13, perché ovviamente è la prima partita in assoluto della storia delle Juventus Women. La Juventus che ha battuto il Torino con un risultato stranetto, un 13-0 senza storia, però come debutto, ricordiamo Coppa Italia, è stata la prima partita in assoluto. Che chiaramente, essendo la prima partita in assoluto, la storia l'ha fatta di suo. Per questo. Passiamo avanti ancora, sesto posto, la vittoria della Viareggio Cup quest'anno. La Viareggio Cup è una delle più importanti trofei, è il più importante probabilmente torneo, parlando proprio di torneo, quindi non Youth League che è una competizione tipo la Champions, parliamo di torneo, uno dei tornei più importanti a livello mondiale giovanile, insieme alla Future Cup, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la Viareggio Cup maschile è sempre stata così. Quest'anno il debutto nella sezione femminile. C'era molta attenzione su questo torneo, c'era molto piacere a vederlo. La finale è stata trasmessa sulla Rai e ha visto la Juventus vincere 4-0 sul Sassuolo. Vincere la prima edizione del Viareggio Cup Women è stata la goduria assoluta per quanto mi riguarda, ma credo che sia un tassello importante non solo della storia della Juventus Women, ma della storia del calcio femminile italiano, perché insomma
non è cosa da poco. Quinto posto, l'esordio in Women Champions League. Non è andata bene, c'è stato il pareggio col Brøndby, poi abbiamo perso il ritorno e siamo uscite. Però l'esordio nel calcio europeo che conta va sempre ricordato e merita ovviamente una menzione particolare in questa top 10. Questa partita probabilmente manca ancora la prima vittoria in Women's Champions League, speriamo che arriverà l'anno prossimo, anche solo una partita sarebbe giusto da ricordare, però intanto essere in Women's Champions League, aver debuttato è già qualcosa di veramente importante, anche se abbiamo debuttato a Novara e qui poi si aprirà un altro discorso sul secondo stadio eccetera, ma questo poi lo vedremo più avanti. Intanto in Women's Champions League ci abbiamo giocato, abbiamo testato cosa significa giocare certe partite e non è del tutto scontato. Quarto posto, siamo ai piedi del podio, la Coppa Italia di quest'anno. Vincere la Coppa Italia col nuovo trofeo al Tardini di Parma, quindi uno stadio importante, contro la Fiorentina che è la seconda squadra più forte d'Italia in questi anni, probabilmente veramente con te si è giocata tutti i tornei, anche l'anno scorso è arrivata terza in campionato e ha vinto la Coppa Italia, ti ha battuto in Supercoppa, quest'anno è seconda in campionato, quindi la squadra sicuramente che insieme a te ha fatto meglio in questi anni di calcio femminile. Battere la Fiorentina al Tardini, dopo aver vinto, una settimana dopo aver vinto il campionato, quindi con motivazioni magari già di vacanza, è stata una cosa eccezionale. Prima Coppa Italia della storia, prima Coppa Italia in assoluto della FIGC, prima Coppa Italia con questo trofeo l'abbiamo vinta noi, fantastico. Insomma, ricordiamo che Coppa Italia fino all'anno scorso era della Lega Nazionale Dilettanti come il campionato, quest'anno è FIGC. E quindi insomma, molto bello anche perché poi quel trofeo che ricordiamolo è uguale alla Coppa Italia maschile ma argentato, a me piace da morire perché piace già la Coppa Italia maschile. Terzo posto, lo scudetto di quest'anno, ho messo lo scudetto di quest'anno al terzo posto perché secondo me la Juve era la squadra più forte. La vittoria contro la Fiorentina ci aveva dato un bel vantaggio che poi stavamo rovinando noi perdendo a Reggio Emilia, però credo che alla fine quello di quest'anno sia stato molto importante, difficile perché confermarsi non era facile, ma viene meno, ma secondo me ci ha dato una grande soddisfazione, l'abbiamo vinto nello stesso giorno di quello maschile, quindi è un record assoluto, credo che sia un record mondiale, però chiaramente poi adesso arriviamo ad un'altra posizione, secondo me questo scudetto verrà ricordato per altre cose che dopo devo citare. Posizione numero 2, il primo scudetto con lo spareggio. Ragazzi, il primo scudetto non si scorda mai. Quindi questo sicuramente bisogna dirlo. Vincerlo come l'abbiamo vinto l'anno scorso. Ricordiamolo che quest'anno è stato il primo scudetto FIGC, l'anno scorso il primo scudetto Lega Nazionale Dilettanti per quanto riguarda la Juventus Women. Devo dire che vincere uno scudetto così, vincendole praticamente quasi tutte, sbagliando due partite in un anno, perdendo praticamente il ritorno col Brescia e perdendo a Firenze, il resto le hai vinte tutte, e andarlo a vincere in spareggio, in campo neutro, a Novara, una partita tiratissima, i calci di rigore, con l'errore decisivo di Di Criscio, lì è stata veramente una soddisfazione per il tifoso, per me è stato emozionante, ho perso 20 kg solo in quella serata lì, però è stato veramente, ripeto, è stata veramente una gran festa per il calcio femminile, anche se la premiazione poi è stata sommaria, quest'anno mi auguro che la FIGC, come ha fatto in Coppa Italia, farà anche in campionato in qualche modo, troverà il modo di premiare le Juventus Women. Ma va bene così, la Coppa tra l'altro secondo me non sarà bella come quella che daranno quest'anno, ma la Coppa, quella Coppa lì proprio perché è il primo scudetto secondo me rimarrà nella storia. Al primo posto la Premier, Juventus Fiorentina, lo Juventus Stadium. La Juventus femminile e tutto il calcio italiano aspettavano, sicuramente tutto il calcio italiano aspettava questo momento da secoli, hanno aspettato questo momento da tanto tempo e alla fine è arrivato. Giocare allo Juventus Stadium, in uno stadio forse più bello e più innovativo d'Italia, davanti a 40.000 spettatori perché era tutto esaurito, non c'era più un buco libero, tutti a tifare con lo spirito del calcio femminile, quindi senza odio, senza niente, e con tanti tifosi anche di altre squadre che amando il calcio femminile non vedevano l'ora di poter vedere un evento del genere. E poi il fatto che la Juventus abbia vinto la partita con un gol di Pedersen tra l'altro negli ultimi minuti, ricordiamo che per me era una partita che anche un pareggio la Juve poteva anche andar bene,
ma aver vinto quella partita all'ultimo minuto col gol di Pedersen credo che sia stato il più bel evento del calcio femminile finora, dalla nascita del calcio femminile in Italia adesso. È stato il più bel evento che si potesse vedere, che ci sia stato, più di qualsiasi scudetto, più di qualsiasi Coppa Italia, più di qualsiasi Coppa Supercoppa Italiana. Prima di tutto verrà questo evento qua, la Premier verrà prima di tutto. Mi auguro che ci sarà spazio anche l'anno prossimo, ma chiaramente quest'anno credo poi che sia stata proprio una concatenarsi, una concatenazione di cause, no? Cioè la Serie A che andava in pausa, lo stadio libero, la Juventus e Fiorentina che si affrontavano proprio in quel weekend a Torino, una partita scudetto, micidiale, fantastico. La Juventus poi è stata molto brava perché avendo lei lo stadio di proprietà si è permessa di mettere gli ingressi gratuiti e ha riempito lo stadio. Insomma, complimenti alla Juve, complimenti alla Fiorentina comunque per il campionato svolto, ma la Premier resta assolutamente l'evento dell'anno e l'evento probabilmente più importante della storia del calcio femminile. Bene ragazzi, chiudo qua questo video, spero che vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale perché sennò siete delle brutte persone e seguite il calcio femminile, ricordiamo che anche sul calcio femminile il canale non va in vacanza perché oltre a seguire il calcio giovanile e il calcio femminile, e questo andrò avanti fino a luglio a farlo perché tra i vari finali nazionali si andrà avanti spero più tardi possibile perché vuol dire che la Juve è arrivata in fondo. E detto questo, ovviamente vi ricordo che il calcio femminile in assoluto non va in vacanza perché quest'anno ci sono i mondiali in Francia e non mi perderò neanche una partita. Non so se li farò sempre i video, però sicuramente un video al giorno sul mondiale calcio femminile sicuro lo faccio. Chiaramente farò dei video dettagliati sull'Italia perché ovviamente seguiremo più che altro quella. Quindi non vogliamo un cavolo, assolutamente, anzi andiamo avanti con i nostri video e fino alla fine, forza Juventus.